Ecco, una, lo chiedo a lei, signorina Daniela, che è esperta di scautismo. La coeducazione, come la spiega ai nostri telespettatori, visto che Andrea non ha gradito il disegnino che abbiamo fatto del maschietto e della femminuccia che dormono insieme in tenda? Sì, effettivamente parlare così su due piedi di coeducazione non è, onestamente, non è molto semplice, due parole. E in effetti devo dire che sì, coeducazione non è il maschio e la femmina che dormono insieme nella stessa tenda. Ecco. Ecco, a questo proposito debbo raccontarvi una storia. Michele, entra pure. Ciao Michele. Allora Michele, intanto da dove vieni? Da Bologna. Ecco, vieni da Bologna e sei venuto qui da noi perché vuoi raccontarci una storia importante. Sì, ho incontrato Maria di Modena e ai piani di Verteglia, sì. Ed è stato subito amore, è stato proprio un colpo di fulmine. Le ho scritto, ho promesso che sarei andato a trovarla, ma non sono mai riuscito ad andarci. Però vorrei ricostruire quel rapporto. Ecco, Michele, allora in questi 7 mesi non hai mai avuto occasione di rivedere Maria di Modena, giusto? Giusto, le ho solo scritto. Ecco, allora noi ti diamo l'opportunità questa sera di mandarle un messaggio. Va bene, sono pronto. Ciao Maria, sono Michele. Sono passati 7 mesi dalla Ruth e anche se non sono mai venuto a trovarti ho capito che non riesco a vivere senza di te. Quei giorni ai piani sono stati magnifici e vorrei ricordarti sempre così. Ti amo. Bene Michele, è stato davvero un bel messaggio. Noi ti avevamo promesso che la prossima settimana lo avremmo fatto vedere a Maria. Ebbene Michele, non sarà così. Perché? Perché abbiamo una sorpresa per te. Maria? Ciao Maria. Ciao Flare. Sei sorpreso, Michele? Sì. Il figlio di Maria è tuo figlio. Ma le sorprese per te, Michele, non sono ancora finite. No. Ti presento Daniele, il fidanzato di Maria che non è venuto in Ruth perché doveva lavorare. Daniele?